siamo riusciti a fare una bella lista con esperienze professionali, lavorative e di vita estremamente differenti, no? E queste sono le qualità che in qualche modo contraddistinguono la lista civica, no? Una lista civica che è nata 10 anni fa con l'elezione del 2014, si è confermata nel 2019 raddoppiando i consiglieri comunali. L'obiettivo ambizioso di questa tornata elettorale è di raggiungere i 4.000 voti, quindi avere in consiglio comunale 3 consiglieri che in qualche modo ci permetteranno, insomma, di riuscire a portare a casa quelli che sono gli obiettivi politici che ci siamo preposti. Quindi attenzione soprattutto al cittadino, al benessere del cittadino e all'ascolto. Ascoltare i cittadini e provare a portare in comune quelli che sono i problemi in qualche modo sono state le cose che ci sono riuscite meglio, diciamo, me in particolare, insomma, quello che contraddistingue il mio mandato e l'operatività. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu rispondi a tutti, anche a quelli che magari ti criticano pesantemente, però se alle persone gli spieghi quali sono le difficoltà nell'amministrare e gli fai capire che in qualche modo ti stai dando da fare per loro, sicuramente te lo riconoscono. Noi vorremmo continuare su questa linea, ovviamente se andremo in coalizione con il centro-sinistra piuttosto che da soli, vorremmo far sì che, insomma, il candidato sindaco ascolti quello che è il nostro appello. Ovviamente abbiamo la consapevolezza che quando si è in coalizione non tutti i tuoi progetti, le tue idee riuscirai a portarle a casa. Però avere una voce importante all'interno del Consiglio Comunale, quindi della Giunta e dell'amministrazione, è uno dei nostri obiettivi.